Ciao a tutti ragazzi, e come al solito sono Franky ed oggi sono qua per questo nuovo episodio di Aperture Tag. Allora, nella scorsa puntata siamo arrivati proprio qui, all'inizio del secondo capitolo, e quindi iniziamo proprio decisamente. Non so se hai notato, ma questi qui sono belli vecchi. Ok, allora dobbiamo riattivare. Ah, questa, giustamente è spenta. Allora, qui c'è un bel pannello. Aperture Science, let's work together. Sì, sì, come no. Ok, dobbiamo trovare un bottone qua. Intrigante questa stanza, eh? Ok, qui c'è il bottone. Ok, vi ricordo che comunque sia il gioco per me è tutto nuovo, quindi qua è bloccato. Vabbè, andiamo di qua. Sì. Sì. Ci ha aperto questa porta, infatti. E perfetto, abbiamo attivato finalmente questo coso qui. Great! Now use your gel gun to actually get to the testing site out there in the gorge. Come oltre a quel fosso? Il gel blu è disattivato. Ah. Ok. Allora, il gel arancione è quello che praticamente ci dovrebbe far correre di più. Sostanzialmente è proprio. Ok, vediamo che cosa succede. Ok, perfetto. Siamo al test 7 su 16, quindi questa volta non si apre. Vabbè. Ok, allora, innanzitutto, come sempre, facciamoci così a mo' di pista. E oh, perfetto. Allora, qui non capisco perché mi avete messo questa cosa. Anche se secondo me forse si potranno prendere anche gli altri colori. Però se si caccia, il nome ufficiale è l'apparato di incrudimento di Aperture Science. La presto. Ok. Un po' di timing qua adesso. Aspettate. Ok, vai. Ah. Nicely done. Sì, you know, 602. We actually have one guy whose only job is to name all the Aperture Science patented devices. He even came up with that term. Ok. Si va di qua? Siamo sopra la pressa? OMG? Nero, tutto nero, tutto nero. Abbiamo fatto anche questo easy test in realtà. Ma vediamo cosa ci aspetta col prossimo. Allora adesso praticamente abbiamo una classica camera da sferica, non è di speciale. L'umano medio non ha tempi di reazione per cui si quindi ti stilerò le direzioni a una che avanzi. La cosa dovrebbe migliorare normalmente e le tue probabilità di sopravvivenza di direzione prima di mettere qui. Ok. Allora, questo rispetto a GLaDOS e a tutti gli altri è leggermente più fiducioso, insomma, non è. Perché c'è questa musichetta? Sento una musica. Signore. Qui non serve. Come? Ma come non serve? Qui non serve gel e mi metti il gel? Ma che sei stupido? Boh. Cos'è? Qui non serve il gel. Oh, se lo dici te, eh? Io mi fido. Vado. Ma che cacchio? È come se fossimo velocizzati. C'ha ragione. C'ha ragione, non serve il gel qua. Vai, 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 vai. Ok, fighissimo, cos'è una gara? Pensate se fanno le gare. Ok, pensavo ci fosse il gel blu qua. Ok. Impossible jump ahead! You flying around all over the place and I tell you how to get there. I should get the guys up here to do more tests like this. Ma infatti sì, sono molto più divertenti queste. Qua cosa c'è? Cos'era? Ok, entriamo qua dentro. Abbiamo già finito il test. Vabbè, era divertente questo. Era molto sprizzante di gioia. Cioè, ve la butto così, eh. Oh no. Queste sono le cose per i portali, però. Però abbiamo entrambi gel a nostra disposizione. Sarà meglio fare attenzione a come ci si muove. Dobbiamo rischiare di mancare. Devo andare oltre un salto. 9 su 16. Ok. Allora, con calma. Si fa con calma. Quindi abbiamo tutti i gel, sì, infatti. Allora, innanzitutto saltiamo qua. Proviamo ad andare qui. Ok. Sto coso audio. Vai, aperto. Ah, sono le casse audio. Ok.
Qui c'è però una cosa dei portali comunque, io vorrei dirvelo, eh. A me suona tanto le cose dei portali comunque. Dice l'uscita. Lì dove? Lì. Lì c'è. Oddio, sì, c'è. Vabbè, lasciamo stare, scusate. Allora. Dovrei andare lì giù, ma comunque non so dove mi porterebbe. Abbastanza ostica come cosa. Allora, io ce l'avrei una mezza idea. Cioè, di riempire tutto sto coso così. Senza cadere, magari. E andiamo qua. E io metto uno spruzzino blu alla fine. Alla faccia dello spruzzino. E poi possiamo tecnicamente andare oltre. Vediamo. Ok. Perfetto. Ora che siamo qua, però non capisco. Dovrei andare di là. Quindi, stesso concetto. Piano piano. Buono, buono. Ok. Ok, ci siamo. Sì, ok, perfetto. Questa c'è. Bella musica. E io non ho capito, il mio obiettivo è andare di lì. Perché c'è questa cosa qui? Tutte cose abbastanza interessanti. Ma perché, voi direte? Perché c'è un passaggio qua? Ah, vabbè. Giustamente, perché io qua ci devo mettere. Qua sicuro è tutto blu. Ma proprio, cioè, convintissimo, eh. Perché così rimbalzo là. Ma io direi però una cosa, che è troppo, troppo easy questa cosa. Io me l'aspettavo un po' più difficile. Cioè, io spero, ci spero sempre. Adesso anche qua, una punta blu e poi tutto arancione. Vai. Eh sì, è proprio easy. Ok, adesso qua non capisco se dobbiamo. Dove si sa? Ah, di là si fa, ok. Perfetto, materia oscura GG. Non si può andare di qua, eh? No, credo si vada di lì. Però scusate, mi mettete le cose qua, io posso andarci. Oh, ma porca troia, ci sono entrato veramente. Oddio, che figata! Ma fermi tutti, ho trovato una zona segreta. Questo è tipo un accampamento con tanto di gabinetti. Qua è strabuia la zona. Ma a me vengono i brividi soltanto a sapere queste cose. Cioè, ci sono i posti segreti. Beh, comunque sia, gran figata. GG, GG. E lo ripeto ancora, GG. Allora, però adesso concentriamoci sul test. Ancora qui blu e poi tutto arancione. Aspettate, aspettate, aspettate. Ok. Così. E tombola. Perfetto. Basta riciclare i test. D'ora in poi tutta roba nuova. Ah, capisco. Se lo dici tu. Ma quanto è profondo il laboratorio dell'Aperture? Comunque, dici che adesso ci sarà tutta roba nuova. Sorry, but this test did not have a connected vacuum delivery system. I want to remind you that these tests are still in alpha state. Ok, è completo. Ma che cacchio? È ancora in costruzione. This chamber can be quite hard to nail down on the first try. So I drained out the goo. So don't be afraid if you fall down. Use the stairs to get back up. Ah, ci ha tolto la melma. Ma che è? Ah, cioè GLaDOS avrebbe detto no no, te metto proprio la melma apposta, cioè. Un po' troppo bonario questo, eh. Ok, now we just have to find a way into the entrance of the test. Ma strano, ma sempre noi dobbiamo entrare dentro le stanze, tanto io già ho capito. Eh sì, già l'ho capito, signori. Qua è rotto. Faccio così. Sì, che dicevo, faccio così. Ok, control room. What did you do? What is that noise? Oh no. No. Io forse l'ho semicapito. Qua non posso spruzzare niente. Oh oh oh, occhio. Manufacturing, no?
dobbiamo proseguire di qua. Ah, no, forse ho capito. Forse, ma non vi sto promettendo niente. Allora, dovrei saltare lì. Cioè, avrei questa preferenza di salto. Sì, il punto è come... Geronimo! Sì, no. Oh. Ah, beh, morto. Allora, no, dobbiamo fare qualcosa di meglio fatto. Allora, vediamo se riesco a capire. Io dovrei cercare un modo per... Ma non posso spruzzare. E manco qua se è per questo. No. Porca miseria, sto per cascare. Sto per cascare. Okay. Eh no, perché non c'è un modo per poter... Ah, però che stupido. Io le posso spruzzare da qua. E poi posso rientrare da lì. Perché appunto noi non abbiamo più. Così magari se eviti di farmi fare sti salti. Ok, forse ci serviva una spinta, no? Ok, grazie, però mi serviva una puntina di gel pure qua. Ti fermi. Ok. Ok, andiamo di qua. Andiamo di qui. Comunque sì, vi ricordo di passare nei link in descrizione, perché trovate un sacco di roba bella, tipo Kinguin e cose così. Perché almeno vi faccio fare i contest, no? Io ho questa premura su farvi fare i contest. Ok. Cosa? Mi ha detto che c'è tipo un interruttore. Io spruzzo il più possibile, sapete? Sapete cosa vi dico, no? Cioè, avete capito. Allora, adesso Giù, saliamo di qua. Ok. Via. Ok. Fermi. E saltiamo. Alright, now to do the actual testing. Ok. So now we know what that noise was. That's one mystery solved. Unfortunately, I cannot drain that. 10 su 16. So change of plans, be careful. Ok, noi siamo molto intelligenti, abbiamo riattivato la melma. Devo dirlo, siamo dei grandissimi geni. Ah, mo addirittura... Io forse già ho capito. Oh, se mi capito però... Non sarà affatto bello. Allora, cerchiamo di farla diventare tutta blu questa cosa. Proprio della serie tutta. Perché ora sta... Io credo che alcuni di voi già hanno capito. Devono aver capito, perché è proprio easy questo. Ok, il problema adesso è avere la giusta coordinazione. Portacci tua! Vabbè, l'ho presa proprio... Dovrei andare proprio quando è già semigirato. Ho un po' sbagliato il timing delle cose. Ok, puliamo. Puliamocele un pochettino tutte e due. Ok, GG. Anche l'altra credo sia pulita. Cioè pulita, in realtà la sto sporcando, però vabbè. Ok, ne mettiamo una puntina qua. Sì, vabbè. Pure la musichetta abbiamo. Ok, ci siamo, aspettiamo. Ok. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, Poppo. Bastardi. Fate proprio schifo, Cioè, ma quando uno vi dice che fate schifo, no? Voi come la prendete? La prendete così? Perché non è possibile che voi mi fate un test di simili degenerazioni cosmiche. Allora, c'eravamo, però deve essere proprio diretto. Cioè, io devo... Dovrei provare quando sta per girare e andare a 90 gradi. Cioè tipo adesso? Sì, così l'ho felata. Allora, poi vi prende una bruttissima sensazione perché pensate di prenderla, ma in realtà non ce la fate. Allora, tra l'altro dobbiamo cercare di farlo, sto testa. Meno male che io poi lo... Cioè il bello è che io li capisco subito i test. Il problema è farli. Perché c'è un po'... Cioè, come al solito, c'era un detto, no? C'è molta differenza fra il dire e il fare, no? Quindi... No?
Siamo al 10 su 16. In realtà mancano ancora 6 test. No. Fail proprio, eh. Aspettate, aspettate, aspettate. Adesso. Dopodomani. Ho fatto l'errore di prima. Allora, deve essere ancora poco di più. Ok, allora riproviamo. Sì, sporcamelo tutto. Ok. Sporcamelo tutto, ok. Perfetto. Ok. Pronti, eh? E... porca miseria! L'aveva raggiunto. Niente, dobbiamo rifarlo. Dai, spruzza. Vomit time. Attenzione. Certo, poi alla faccia che mi date pure i test incompleti, eh. Ci sono, mi sento molto carico. Ok. Poi. Ok, ci siamo. Perfetto, ce l'abbiamo fatta a fare questo test che sembrava... cioè, era semplice ma allo stesso tempo difficile. È proprio l'osticità. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo nella prossima puntata. Passate nel link in descrizione di Kinguin per giochi e abbonamenti a prezzi veramente bassi e cliccate sul link perlomeno per dare la possibilità a tutti voi di fare dei contest in futuro con giochi veramente succosi. Noi ci rivediamo ad un prossimo video, come sempre, dritto per dritto.